Gianluca Bocci, un nome, una garanzia, uno standard. Premessa, siamo in uno spazio, come vedete, diverso dal consueto studio Velut Luna. È assolutamente il regno dell'hi-fi qui dal grandissimo Mino Di Prinzio, che ovviamente ringraziamo per l'ospitalità in questi 2 giorni di Bacco, Tabacco e Vinile, la sua storica manifestazione. E noi brutalmente approfittiamo per fare 4 chiacchiere. E la prima domanda che ti devo fare è relativa assolutamente alla dimensione della comunicazione su YouTube, di cui tu sei un maestro indiscusso. Però YouTube oggi è tutto, è omnicomprensivo, cioè è diventato la vera comunicazione, o no? Allora, di per sé YouTube è nata proprio come il tutto. YouTube vuol dire letteralmente il tuo tubo, il tuo tubo catodico. È nato come per dire chiunque volesse fare televisione può farla. E il bello è questo, che YouTube nasce come un modo di raccontare ognuno quelle che sono le sue passioni. Ci trovi quindi sport, politica, modellismo, fotografia e audio. E via dicendo. E il bello però che effettivamente sia successo su YouTube, successo cui ci vorrebbero delle virgolette belle evidenti, è solo se effettivamente ci si sa raccontare. A me affascina molto, hai toccato un bel tasto, la comunicazione, perché vedere quali sono i metodi, le linee, il modo di raccontarsi che funzionano o non funzionano è quello che rende YouTube dannatamente affascinante. E si vede anche come evolve. Quelli che erano YouTuber di successo magari di 10 anni fa, magari adesso non funzionano e viceversa. Ma una cosa che è bella comunque non è legata all'età. Noi, cioè parlo sia per me che per Marco, che siamo magari un po' avanti dal punto di vista Agé, anagrafico, un po' agé. effettivamente non è detto che non siamo capaci di raccontare in maniera efficace e soprattutto di intrattenere, la cosa importante su YouTube. Non puoi comunque trattare nessun argomento senza dimenticare l'importanza di intrattenere. La cosa che mi interessa cercare di capire, perlomeno per quanto è la tua opinione, è proprio addentrandoci nello stile, cioè la mia idea, l'idea che io mi sono fatto anche con la mia esperienza di YouTuber, è che alla fine oggi, dopo appunto 10 anni di evoluzione, la gente cerchi l'autenticità, la verità, cioè chi riuscire a comunicare che non stai costruendo una sceneggiatura, non stai dando vita a una sceneggiatura preconfezionata, ma stai raccontando te stesso, bene o male, con le tue passioni. Quanto è vero questo e quanto invece magari no? Io direi metà a metà, nel senso che sicuramente l'essere autentici, essere se stessi in maniera più diretta è il metodo più semplice per essere su YouTube e per essere apprezzati, perché invece non essere se stessi è un grosso sforzo, un grosso impegno che rischia di creare una rottura nei confronti del pubblico. Però anche è anche vero che molti canali YouTube e molti anche di successo in realtà sono canali costruiti. Alcuni proprio dal punto di vista attoriale, tipo The Jekyll, che quindi fanno degli sketch e sono dei grandi attori. Uno dei protagonisti abbiamo visti anche sulle edizioni di LOL. Ma esistono anche alcuni canali che fanno semplicemente delle sponsorizzate, perché Certo. su YouTube ovviamente c'è persone che ci lavorano, che vivono di quello che riescono a guadagnare lavorando su YouTube, e in quel caso il video è costruito, cioè viene pensato proprio devo dire questo, fare quest'altro, e quindi non è così naturale. Però alcuni canali vengono apprezzati anche se dietro c'è una vera e propria produzione, quindi lo YouTuber di turno in realtà sta recitando copione. Certo. Sono d'accordo ovviamente anche su questo. Altra domanda decisamente spinosa. YouTube nasce come contenitore, come libero contenitore. Queste due parole nel corso del tempo, secondo me, hanno preso una piega un po' diversa, cioè la percezione, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, non andiamo a riferirci anche alle motivazioni più profonde, io ho avuto l'idea che YouTube sia passato dal contenitore all'editore, visto che, e tu lo sai meglio di me, ci sono sempre più paletti posti alla, scusa se uso un termine pesante, libertà di espressione. Quanto è realmente libero oggi YouTube e quanto non lo è? Allora, di per sé YouTube è un'azienda, è Google, quindi il Certo. suo interesse è quello di fatturare avendo, questo è importante, meno rogne possibili per Google. Quindi il creatore di contenuti, o YouTube in questo caso, in realtà non è così tutelato e non solo, deve rispettare alcune regole. Alcune, se vogliamo, che possono essere ampiamente condivisibili, cioè non Certo. mostrare sesso, Certo. nudità, violenza, fare video che siano
come costruire non so, una Molotov, cose che siano Certo. pericolose. I bambini sono un settore delicatissimo, che è anche giusto, ma per esempio è odioso, ne parlavamo prima, microfoni spenti, il discorso del copyright della musica. Io voglio fare un video in cui parlo dei miei amati Jethro Tull, non posso far ascoltare Jethro Tull, perché altrimenti non solo non riesco più a prendere quei 4 centesimi che mi dà YouTube, ma rischio che addirittura l'audio venga del tutto annientato. E la cosa triste è che i creatori di contenuti hanno protestato più volte, hanno fatto anche delle raccolte firme, ma passami il gesto, cioè Certo. YouTube Google se ne è altamente infischiata, dicendo questa è la mia casa e voi rispettate le mie regole, perché ovviamente per YouTube è più semplice dire io se trovo un brano e la casa discografica mi dice tu quel brano non lo devi far ascoltare, io il brano te lo muto. Ed è bruttissimo perché magari se faccio un video di parlato come questo, c'è della musica sottofondo che mi crea problemi, questo video diventerà un video in cui mi vedete solo le labbra muovere e è finito lì. Bruttissimo e distruttivo per quello che è il mio lavoro, che invece è un valore importante. Certo, secondo me loro hanno preso troppo alla lettera la famosa normativa europea di cui si è largamente discusso 4 anni fa, che gestiva proprio, cioè siamo passati da forse un'eccessiva liberalità, eccessiva disinvoltura nell'utilizzo dei contenuti, che forse succedeva prima, a un dopo invece all'opposto. Quindi c'è questo problema di queste benedette leggi che hanno anche un senso, perché è giusto che un creatore di contenuti artistici, intellettuali sia tutelato. Però, come dici tu, nel momento in cui tu parli e fai un video che descrivi i tuoi amati Jethro Tull, alla fine è anche una forma di promozione pubblicità, magari di un disco che non vende Esatto. da 3 anni, e quindi lasciateglielo far sentire, anzi ringraziatelo perché vi sta facendo sentire una cosa che magari ve la rilancia pura, visto che insomma dall'alto dei tuoi 100.000 circa e passa utenti, 70.000. 70.000, vabbè, comunque tanti intendo dire, cioè non si riesce proprio, l'idea è che non si riesca a trovare, come diceva qualcuno tanti anni fa, la quadra, ovvero il bilanciamento, il corretto bilanciamento fra la gestione del diritto e il giusto diritto di chi crea il contenuto di potersi esprimere al meglio. È un problema, attenzione, che ho anch'io, perché io ovvio spesso e anzi quasi sempre parlo della mia musica, cioè quando faccio sentire musica faccio sentire la mia. Ma quando io racconto Tom Waits o i Van der Graaf Generator, ovviamente anche a me piacerebbe molto poterli far sentire, ma sappiamo che non è possibile. Ultima domanda, andiamo velocemente alla conclusione di questa cosa, ed è una domanda di una banalità che mi imbarazza. Evoluzione della comunicazione su YouTube. Noi secondo te, fra 10 anni saremo ancora qui a fare queste cose o faremo qualcos'altro o non faremo nulla? Allora, la domanda in realtà non è così banale e in realtà è molto attuale perché già ad oggi YouTube ha avuto un boom comprensibile nel 2020, proprio YouTube a livello mondiale, perché Certo. con la pandemia tutti a casa, che facciamo? Le persone si sono buttate su varie forme di intrattenimento, videogiochi, serie televisive, YouTube. E negli ultimi anni invece sta crollando, ma non solo perché si è allargata la maglia della pandemia, ma soprattutto perché stanno arrivando nuove piattaforme, tipo per live streaming, quindi trasmissione in diretta, c'è Twitch, e soprattutto hanno avuto un grandissimo boom quelli che sono i contenuti brevi, il classico TikTok con i reel che poi sono passati su Instagram o gli shorts di YouTube che cerca di recuperare terreno, perché effettivamente c'è, cioè, una comunicazione, dipende anche da quello che è il pubblico d'altra parte, e c'è da dire che un pubblico capace di prestare attenzione a un video, i miei video sono minimo 10 minuti, anche i tuoi Marco, Sì, miei ben più lunghi sì, spesso. anche io ho superato qualche volta anche 30 minuti, e mantenere l'attenzione di un pubblico per 30 minuti è una sfida che in realtà il pubblico ad oggi, e lo vedo anche con le mie figlie che sono un po' la cartina al tornasole, dura 30 secondi, massimo un minuto. E quindi contenuti corti piacciono di più. E sono un po' una crisi per un creatore di contenuti come me, chissà, voglio parlare di un diffusore audio oppure una macchina fotografica, come faccio a raccontarla nel dettaglio in 30-60 secondi? Certo. Eppure il pubblico vorrebbe quello. Quindi chi ad oggi vuole fare creatore di contenuti, soprattutto come professione, quindi non può accettare, cioè, come va, l'importante è che mi diverto a raccontare, no. No. Se lo fai di lavoro, sì, continui a divertirti, è la cosa ideale, ma devi riuscire ad avere successo di visualizzazioni e via dicendo. E lì è dura, perché devi un pochettino scendere a compromessi forti per seguire quello che il pubblico vuole.
Per dire, comunque Marco, è un mestieraccio se non lo fai di lavoro, perché hai Assolutamente sì. Google YouTube che ti mette i paletti, il pubblico che ti mette i paletti, alla fine stai lì bello incastrato e in quel Esatto. piccolo recintello devi fare il tuo meglio, E renderlo interessante. che è un bel lavorone. Ti ringrazio infinitamente per questa disponibilità e potresti concludere tu come concludo io oggi. Facciamo questa gag. La conclusione dei video Velut Luna classica fatta da Gianluca Bocci, la cosa mi renderebbe molto onorato. Ringrazio Marco, ringrazio Mino che è sempre fuori campo qui di Fai di Prinzio e dico sempre ciao a tutti ragazzi e al prossimo video. Ciao.